Il progetto Facilitate è un progetto molto interessante, di importanza davvero altissima per i pazienti e grazie ad Accademia del Paziente Esperto Eupati sono stata coinvolta e ho l'opportunità di dare un contributo non soltanto come paziente esperto Eupati, ma anche come diciamo, facilitatrice di processi che coinvolgono associazioni di pazienti. Sono onorata di partecipare appunto a questo progetto perché lavorare con partner davvero molto importanti che rappresentano l'Europa ma anche il mondo a livello internazionale davvero è una grande sfida, soprattutto per me stessa, anche come persona. L'Accademia del Paziente Esperto Eupati qualche mese fa ha lanciato questa chiamata in tutti appunto nei social, nelle reti dei pazienti esperti Eupati e non soltanto. Quando ho letto questa chiamata ho avuto subito la sensazione dell'essere molto fortunata di essere nel momento giusto, nel posto giusto, perché ho subito dato la mia disponibilità proprio perché credo moltissimo nel progetto e credo moltissimo nei risultati che il progetto vuole ottenere. Il partenariato ha tutte le caratteristiche, dal mio piccolo punto di vista, ovviamente, per poterlo raggiungere, grazie proprio a una collaborazione a livello internazionale ed europeo di partner che possono effettivamente incidere anche sulle autorità regolatorie, grazie al fatto che l'insieme, il gruppo fa la forza. E in questo gruppo un ruolo davvero importante è dato ai pazienti e ai loro caregiver, ricordiamoci. Perché il progetto Facilitate nasce da sostanzialmente due principi fondamentali della ricerca. Il primo è legato alla medicina delle 4 P, quindi preventiva, personalizzata, predittiva e partecipata. Nel processo partecipativo della medicina, i pazienti e le associazioni dei pazienti hanno e avranno comunque un ruolo sempre più attivo e sempre più da protagonista dei processi in ambito sanitario. E dunque, la possibilità appunto di lavorare attivamente con un ruolo riconosciuto da tutti gli stakeholder e da tutti i partner di questo progetto come pazienti. Beh, devo dire che è davvero un onore dare il nostro contributo. Il secondo invece principio fondamentale di questo progetto sta nel FAIR, cioè nel rendere comunque i dati facilmente ricercabili, facilmente accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Qual è la grande criticità oggi? È che i dati che vengono raccolti in una sperimentazione clinica rimangono all'interno di quella sperimentazione clinica e dunque noi partecipiamo come pazienti a quello studio, ma noi non possiamo poi riutilizzare quei dati in altri studi. Questa è una criticità importante perché come potrebbe essere una ricerca che usa dati provenienti da tantissimi studi clinici internazionali e che possono effettivamente dare dei risultati grazie appunto a questa grande massa di dati messi a disposizione? E sarebbe comunque sicuramente una ricerca la cui efficacia potrebbe essere davvero molto più alta rispetto al singolo studio, per cui i dati raccolti in quel singolo studio fanno parte di quello studio e poche possibilità hanno di essere messi in relazione con gli altri studi. Quindi questo è un progetto che potrebbe davvero cambiare la storia della partecipazione dei pazienti negli studi clinici, cambiare la storia della ricerca, perché comunque quale aspettativa da una ricerca che si basa da una quantità enorme di dati che rappresentano ovviamente una sfida sociale importante oggi, sia nella gestione sia nell'utilizzo proprio di questi dati, ai fini proprio del miglioramento della qualità di vita, del nostro benessere, della nostra salute.
è una sfida anche per il rapporto tra pubblico e privato, cioè tra industrie, imprese che detengono ovviamente questi dati perché coinvolti nel processo di sperimentazione clinica, e dall'altra parte le autorità pubbliche, le istituzioni pubbliche che proteggono e tutelano i pazienti attraverso le loro attività regolatorie. Ecco, rapportare questi due mondi che possono essere uniti dalla finalità ultima degli studi clinici, che è migliorare effettivamente il benessere e la qualità di vita delle persone, sfidando quelle che sono appunto le patologie e le minacce alla nostra vita. Però il rapporto tra queste due grandi entità, ecco, quale potrebbe essere il giovamento in questo caso? Un giovamento sicuramente importante, perché uno dei principi del progetto Facilitate, oltre già ai due precedenti già descritti, è quello di lavorare attraverso un sistema proprio operativo, tecnico, diciamo, all'interno del progetto, che prevede sempre un momento in cui i partner raccolgono le buone pratiche, le esperienze, quello che succede nella quotidianità, le mettono insieme tutte queste storie che raccolgono, armonizzano attraverso l'individuazione di standard e raccomandano. Ma il processo di raccomandazione è un processo coprodotto con gli stessi pazienti, perché ogni volta che si prende una decisione all'interno di questo progetto, richiede questa decisione sempre un coinvolgimento dei pazienti proprio nella validazione della decisione. Questo è un elemento importante, per cui davvero più pazienti esperti, più pazienti preparati, più pazienti competenti partecipano a questo progetto, e più possiamo incidere davvero sui risultati, dando comunque un contributo al consorzio, che è costituito appunto da 27 partner a livello europeo e internazionale. Attualmente sto collaborando con Eugenia Calgesi in particolar modo, perché lei è un paziente esperto in PATI e collabora con l'associazione oncologica bergamasca, ed è parte appunto del progetto Facilitate, perché ne ha curato anche, diciamo, poi le basi all'inizio della presentazione dell'intero dossier a livello europeo. Quindi la sua competenza, la sua conoscenza del progetto mi è stato molto d'aiuto per capire effettivamente la trama proprio del progetto. Attualmente l'Accademia del Paziente Esperto EUPATI ha lanciato una chiamata a partecipare al progetto in alcune attività, e stanno arrivando appunto delle candidature, e siamo molto contenti di quelle che abbiamo ricevuto, perché sicuramente daranno un valore aggiunto all'intero progetto per l'esperienza, per la rete che portano con sé, ma soprattutto per la grande competenza che essi rappresentano.